Ciao ragazzi, oggi facciamo un video sulle imbracature d'emergenza. Ovviamente io metto un disclaimer, un avviso grande come una casa, non sono un alpinista, non sono un rocciatore, quindi faccio sulla base di quello che so, divulgo sulla base di quello che so, ma sono il primo a dirvi non arrampicatevi sulle montagne semplicemente con l'imbracatura che vi faccio vedere, dovete fare le cose in massima sicurezza. Con l'equipaggiamento adatto, con le guide adatte, con dei maestri e tutto quello che occorre. Però nei casi di assoluta emergenza, apocalissi, cataclismi di quelle che parliamo noi, magari tutte queste cose non ci sono e quindi saperle fare è meglio che non saperle fare. Una corda è adattissima a questo lavoro, anche non avendo l'imbragatura professionale. Se la portano dietro i militari per fare mille utilizzi, perché comunque ha diverse, è leggera, è portabile e puoi usarla per mille cose diverse. Questa è una corda nautica molto resistente, trattiene le navi, non è quelle in paracord da 7-8 mm, quindi sicuramente tiene addirittura ben più di una persona. Allora, vediamo questa corda. L'altezza è circa 2 volte e mezzo quella di un uomo. La si prende, si cerca di tenere para i due capi. I due capi aperti si lasciano sotto, questi sopra si tengono con il mento e si fanno passare dietro. Ecco qua, in questa asola che si crea vengono fatti passare i capi. Ovviamente scenderanno, ma dopo li dovrete raccogliere e stringere perché questa è una parte che andrà a sostenere il peso. Dovrà essere abbastanza stretta. Poi si fa passare dietro per cercare di allargare un po' la parte che poi andrà a comprimere. Io in questo caso ho un cinturone, se no fate un paio di nodi così. Comunque il cinturone allarga molto la superficie, quindi sarebbe meglio averlo. Passare un paio di volte sia il capo destro che quello sinistro. Poi, avendo riportate davanti, uno dei due, di solito ne rimane sempre uno un po' più lungo, lo fate passare qui, sia per rafforzare la corda, sia per poi ricondurlo qua vicino. E qui fate un paio di nodi normali per bloccarlo e se ci riuscite un nodo scorsoio che deve comunque avere la sua tenuta, anche se c'è un filo che vi pende, questo non importa. Ecco, e già così siete imbragati.
Ovviamente questa è l'imbragatura, però per fare qualsiasi operazione vi servirà un'altra corda lunga possibilmente, a seconda dopo di quello che dovrete andare a fare, e un moschettone. In questo caso io ho questo, che non è molto grande, sarebbe meglio avere quelli professionali con i passanti, però siamo sempre lì, il discorso che vi ho fatto mille volte, che non sempre si hanno questi materiali. Se avete solo questo, lo fate passare qui davanti, dal lato in cui l'apertura è rivolta verso l'alto, in maniera tale che non rischiate aperture accidentali qui in mezzo. Così, una volta che avete fatto la vostra imbragatura, potete anche andarci in giro. E poi ovviamente con un'altra corda legate qui in maniera sicura, con dei nodi adeguati, e l'altro capo lo legate a un albero, a una roccia, a un chiodo, quello che volete, insomma, di cui avete la disponibilità e la necessità. Questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!